Ultimi paesaggi è il titolo della mostra inaugurata presso i locali del centro polivalente Gianni Isola, una mostra organizzata dal DOC, il centro di documentazione delle arti figurative in Romagna, emanazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Tutto è cominciato nel 2015, giustamente, a seguito della mostra Arte dal Vero del 2014, che lanciò appunto questa idea di catalogare con delle biografie e creare quindi un museo virtuale su internet, online, di tutti gli artisti meritevoli chiaramente della Romagna. Quindi stiamo parlando di artisti degli ultimi 100 anni. Al momento sono 140 catalogati, si sta lavorando per catalogarne ulteriori 40 nelle prossime settimane. Ma questo non è l'unico aspetto del DOC, ci sono anche dei bellissimi documentari sempre in rete di una collana che si chiama Atelier, sono documentari di 7 minuti girati appunto dentro le botteghe d'arte degli artisti e si chiamano Atelier. Abbiamo costruito 9 mostre in questi pochi anni, alcune di durata più importante, altre più breve, poi abbiamo continuato ad acquisire opere sempre di artisti del Novecento, abbiamo ricevuto delle donazioni molto importanti, frutto già di alcune mostre, altre verranno fatte nei prossimi periodi. Per cui il DOC è un ente interno alla Fondazione, come ha ricordato poco fa, al quale teniamo in maniera molto importante, e voglio anche ribadire, sono mostre costruite internamente con le strutture e le risorse della Fondazione. Ecco, per la prima volta la Fondazione costruisce, allestisce una mostra facendo partecipare, allargandosi a 4 gallerie d'arte della città. Questo è un concetto al quale teniamo molto, il concetto appunto di fare rete non solo a livello imprenditoriale, di cui si parla sempre più spesso, a livello di associazionismo, di volontariato, di sostegno alle categorie deboli, ma anche si può fare rete culturale. Per cui il fatto di aver allargato 4 gallerie della città e aver allestito una mostra dedicata ad Anacleto Margotti nei saloni del Sersanti ci dà appunto la possibilità di creare un percorso di gallerie che contribuiscono nello stesso momento, nel periodo natalizio, a offrire alla città questa bellissima esposizione. Poi saranno i visitatori che ci daranno la loro ragione a me. Fino al 3 febbraio la mostra sarà aperta al pubblico in piazza Matteotti, cioè dove si affaccia il centro polivalente Gianni Isola, e c'è un calendario di visite guidate che immagino fruibile visitando il sito della Fondazione. È un calendario di 6 visite guidate, già con delle date ben precise, telefonando o utilizzando il sito della Fondazione si può prenotare, sono visite completamente gratuite e sono state organizzate con l'aiuto di alcune persone esperte d'arte che si sono documentate adeguatamente per offrire al visitatore la giusta informazione durante la visita. Sì. 53 opere qui che parlano di paesaggio. La foto che è sulla locandina ci fa già capire che non si tratta solo di dipinti, perché c'è un Germano Sartelli. Certo. Beh, in realtà è un raro Germano Sartelli, come sono rari anche gli altri che abbiamo messo in parte in catalogo e in parte esposti. Ci sono dei Sartelli dove l'aspetto figurativo in qualche modo è ancora avvertibile. Certamente anche in questo caso Sartelli adopera gli elementi costitutivi proprio della terra, che in questo caso non recupera cicche di sigarette o ragnatele, ma proprio le terre sotto ai piedi, però in questo caso abbastanza raro nella sua produzione un'iconografia paesistica in qualche modo ravvisabile. Poi certamente Sartelli vedeva anche il paesaggio coi filtri della sua arte, naturalmente, però sono opere che in qualche modo nel percorso di una visione della natura, del paesaggio, ci stanno ampiamente, ecco, diciamo. Qual è la vostra idea alla base della costruzione di questa mostra Ultimi Paesaggi? Beh, insomma, le motivazioni sono le più varie. Una è il fatto che il tema, non voglio dire il genere del paesaggio, vari secoli fa, all'inizio del XVI secolo, abbia liberato l'artista da tutta una serie di convenzioni, cioè che doveva in ogni caso rispettare quando faceva un'opera. Potevano essere convenzioni di tipo religioso, convenzioni di tipo civile, quando si ritraevano dei santi o dei potenti. Quindi su tutta una serie di iconografie col paesaggio vengono a crollare. L'artista si trova libero di fronte a una natura e la deve interpretare in modo molto originale, personale, senza i filtri di tante iconografie o di convenzioni. Quindi è uno dei passi per la libertà dell'arte. Altro motivo è il fatto che anche in Romagna la tradizione del paesaggio, della pittura di paesaggio, ha avuto tutta una lunga storia
fino dall'album di Felice Gianni del 1794, famosissimo, del viaggio da Faenza a Marradi, un incunabolo dell'arte proto-romantico, pre-romantico, di relazione tra neoclassicismo e romanticismo, questo non è importante, tutto l'Ottocento e anche nel Novecento c'è stato tutto questo. E il fatto che oggi come oggi, pur dovendo fare una selezione, quindi dovendo escludere anche altri artisti pur meritevoli, siamo arrivati a registrare 41 artisti romagnoli che si dedicano a questo argomento. Quindi è una presa in considerazione anche di un fatto, il fatto che esistono tanti artisti romagnoli che si dedicano alla pittura di paesaggio e la loro qualità è tanto alta che un livellatore come il DOC, che certamente pensa alle vette alte ma pensa anche a registrare l'ottima qualità esecutiva, trascurando o non mettendo in rilievo proprio, diciamo, le banalità, trovarne una così grande messe di artisti che oggi si dedica a questo tema, non potevamo non registrare un fatto oggettivo. C'è una sala proprio dedicata ai dipinti più recenti, ecco, quindi è un tema questo tra i temi dell'arte che resiste anche negli artisti contemporanei. No, noi ci auguriamo che siano i temi che resisteranno nella storia dell'arte, come abbiamo fatto volti, quindi l'attenzione alla figura umana, anche l'attenzione al paesaggio, in fondo è un modo di guardare dentro se stessi, perché quando uno guarda fuori dalla finestra, in qualche modo, soprattutto un artista, ma anche noi persone comuni, ognuno di noi ci vede qualcosa di diverso e ci vede quello che vuole. Quindi noi ci auguriamo che con queste mostre, pur nella provincia, pur nella Romagna, siano un contributo non solo a favore di tutti questi artisti che stanno lavorando in modo egregio, ma sommandosi ad altre forze possono in qualche modo contribuire a una riconsiderazione delle vie dell'arte che oggi vediamo invece avviate verso tutt'altra direzione, che per noi sono delle derive. Professore, lei ha detto prima, in fase di presentazione di questa mostra, che è molto contento di essere qui perché si parla di quadri questa sera e non si parla di individualità dell'artista. Sì, siamo talmente abituati, noi del mestiere, definiamoci così, noi che lavoriamo in questo campo, a quest'ondata di installazioni, no? Molte volte incomprensibili, se non sono seguite da 20 pagine, no, da un saggio scritto, non si sa che cosa l'artista voglia dire o non voglia dire. Beh, il quadro si presenta già di per sé e racconta già di per sé, di conseguenza bene, viva i quadri ancora, viva i quadri. Torniamo a questa mostra organizzata dal DOC, uno sguardo esterno su queste attività del Centro di Documentazione delle Arti Figurative in Romagna. Beh, come ho detto prima, è molto importante questa operazione di censimento e questa operazione di indagine, no, su un territorio. Sono rarissime le realtà in Italia che stanno facendo e portando avanti un lavoro di questo tipo, e per cui è molto nobile quello che sta portando avanti la Fondazione Cassa di Risparmio e il DOC, appunto, che è una sua costola, proprio per questo, cioè c'è un rapporto diretto con la memoria del territorio e con i protagonisti del territorio e della memoria del territorio, per cui è fondamentale questo, oggi come oggi. Bisogna riconquistare da parte nostra, oltre che un rapporto diretto con l'arte, un rapporto anche col senso profondo della vita. Un senso profondo della vita e un senso profondo anche con le tradizioni. Lei ha parlato di Genius Loci. Ah beh, certo, certo. Poi noi romagnoli, cioè siamo non a caso i veneti, i lombardi, i trentini, i piemontesi ci hanno sempre definito i terroni del nord. Perché noi abbiamo un rapporto con la nostra terra molto simile alle realtà mediterranee, cioè all'Italia del Sud. Ho usato il termine terrone in senso bonario, ovviamente. Siamo in effetti molto radicati, il rapporto con la famiglia, caratterialmente la sanguinità, la gelosia e soprattutto questa ricerca della poesia. Tantissimi da noi erano gli analfabeti prima della seconda guerra mondiale, per dire, mia nonna sapeva fare solo la sua firma,
però in loro c'era un senso profondo, poetico, in quelle generazioni che, anche se non avevano strumenti di tipo didattico, culturale, ad un certo livello, erano comunque legati tantissimo a ciò che era il bello, come ha detto Franco Bertoni in apertura di mostra, e che anche senza cultura riuscivano a cogliere là dove il vero senso della vita, il vero senso dell'esistere. Lo troviamo in questa mostra? Senza ombra di dubbio, perché la ricognizione è stata molto approfondita. Ovviamente, come ha detto Franco Bertoni, c'è una qualche assenza che verrà colmata in mostre future sicuramente, però il panorama, diciamo, sul paesaggio, per cui sul nostro territorio romagnolo, è stato espresso ed è stato illustrato in maniera ottimale dalle opere messe in mostra. Indubbiamente, questo è fuori discussione. La sindaca di Imola, Manuela San Giorgio, ha portato il suo saluto, il saluto dell'amministrazione comunale di Imola alla vernice di questa mostra. Sì, sono molto contenta di presenziare all'inaugurazione di questa mostra, che porto a porto qui il libro, insomma, Ultimi paesaggi, dove vedo 42 artisti romagnoli, appunto essere qui presenti a Imola fino al 3 di febbraio, quindi portano veramente le loro sensibilità proprio per toccare nell'animo tutti gli imolesi e chi vorrà essere presente alla mostra, perché è veramente un arricchimento grande, culturale, porta sensibilità che oggi viene purtroppo sempre più a mancare.